Mi scusi, ma oggi non era il primo giorno di inserimento di Angus? Stamattina l'ha portato dai nonni. Quindi il piccolo sta bene? Ed è con i nonni da stamattina. Dunque non vi siete mai presentati all'asilo oggi? Ah, sì, mi scusi, deve esserci stato un malinteso, sa, la mia collega probabilmente non mi ha riferito. Sì. No, non si preoccupi, non si preoccupi, non è un problema. Ha fatto bene a portarlo dai nonni, non si preoccupi. Certo, possiamo spostare a domani questa parte dell'inserimento. Sì. Dunque, lei mi conferma che stamattina non vi siete presentati all'asilo? No. No, non è un problema che non abbia avvisato, non si preoccupi. È solo che... Ok. Sì, deve esserci davvero stato un malinteso. Sì. Perfetto, grazie dell'informazione e non si preoccupi. Ok, ci vediamo domani. Un bacione anche al piccolo. Arrivederci, a domani. Cosa? Oggi era il primo giorno di inserimento di Angus, ne sono sicurissima. L'ho conosciuto per la prima volta stamattina. E ora mi dice che non l'ha mai portato qui, che è rimasto sempre dai nonni. Ma non è possibile. Non è possibile. Sono certa, certissima di questa cosa. Non ci sono nuovi bimbi ogni giorno, quindi sono assolutamente sicura delle date. Non so cosa stia succedendo oggi, ma non mi piace per niente. I bimbi più grandi si ricorderanno sicuramente di lui, di averlo conosciuto stamattina. Matilde, siediti qui. No, Dai, solo un attimino, devo chiedere un paio di cose a te, Martina. Stai ferma, eh? Martina? Martina? Vieni, Martina! Eccoti qua. Seduta accanto a Matilde. Ok. Allora, vi chiedo un'altra cosa importante, importante come quella che vi ho chiesto prima, ok? Ascoltate bene e poi mi rispondete, va bene? Va bene, Matilde? Va bene, Martina? Mate pronta. Matilde, pronta? Sì. E Martina è pronta ad ascoltare? Sì. Orecchie ben aperte, ok? Facciamo attenzione. Vi ricordate che stamattina vi ho detto che è arrivato un nuovo bimbo? Vi ricordate il nuovo bimbo? Che poi è stato anche nella sdraietta? Il nuovo bimbo che è arrivato stamattina, che poi è stato anche in sala giochi con voi? Io non me lo ricordo. Non te lo ricordi, Martina? No. Ma sei sicura? Prova a pensare bene. Ah sì. Sì, te lo ricordi? Sì, Oliver. No, non Oliver. Il bimbo nuovo, nuovo, Nuovo. nuovo. Matilde, tu ti ricordi del bimbo nuovo? Avevo un Sì, bimbo nuovo. nuovo. Oliver. No, non Oliver. Ho appena detto a Martina che non è lui. Il bimbo nuovo nuovo che è arrivato stamattina. Vi No. ricordate quando vi ho presentato un nuovo bimbo e vi ho detto si chiama Angus? Vi ricordate un po'? Non ti ricordi, Martina? Non mi ricordo, maestra. Matilde, neanche tu ti ricordi? No. Dai, provate a pensarci un pochino meglio. È molto importante questa cosa per la maestra. È molto importante che provate a ricordare questo bimbo che è arrivato stamattina. Perché io me lo ricordo bene, l'ha portato qui la mamma, poi è stato un po' in sala giochi, nella sdraietta.
Un bimbo tranquillo, tranquillo, nuovo che non era mai venuto all'asilo. Mai, mai, l'abbiamo visto per la prima volta, non vi ricordate? A me pupetto? Sì, un bimbo abbastanza piccolo, non piccolo come Oliver, però più piccolino di te, Martina. Ti ricordi? No, forse è un bimbo grande come Bonnie. No, un bimbo grande come Giulia. Come Giulia che viene sempre all'asilo con voi. Non mi ricordo. Ma non ve lo ricordate proprio questo bimbo? Strano, perché di solito i bimbi nuovi che arrivano ce li ricordiamo sempre tutti. Cioè, secondo voi oggi non è arrivato nessun bimbo nuovo all'asilo? No, maestra. Allora, visto che io però sono sicura che stamattina sia arrivato un nuovo bimbo all'asilo, adesso vi faccio vedere una sua foto. E mi dite se ve lo ricordate, ok? Va bene, maestra. Aspettate solo un attimo, eh? Ok, Matilde e Martina, solo un attimo, un secondo che cerco la scheda di Angus, così vi faccio vedere la sua foto. Allora, vediamo. Oliver, Giulia, Bluebell, Matilde, Martina, gemelli, Sofì. Com'è possibile? No, ma com'è possibile? Che sia nei documenti più recenti? Strano. No? Qui non c'è. Qui non c'è. Ma non è possibile. La scheda è scomparsa. Come se non fosse mai stata qui. Come se lui non fosse mai venuto qui. È assolutamente impossibile. Documenti recenti. Possibile. Maestra, maestra! Arrivo! Arrivo, bambine, arrivo! Maestra, sei un pochino strana oggi. Eccomi qua. Non è niente, ok? Sono un po' strana perché sono un po' stanca, ok? Soltanto per quello. Devo fare un po' più di nanna. Come fate voi, tanta tanta nanna, ok? E poi mi sentirò molto meglio, va bene? Non c'è niente di cui preoccuparsi, d'accordo bimbe? Anche Matilde fa la nanna. Anche Matilde fa la nanna? Sì. Eh sì, infatti non è stanca come la maestra, vero? No. Adesso andate un po' a giocare? Sì. Ok, però prima di andare a giocare, mi raccomando, non è successo niente, ok? La maestra non è strana, è solo stanca, come vi ho detto. Non è successo niente. Ok, la situazione è questa. Manteniamo la calma. Manteniamo la calma. Non so cosa sia successo oggi, ma è tutto a posto. Angus non si è mai presentato all'asilo, non abbiamo mai avuto un nuovo bimbo questa settimana ed è tutto perfettamente ordinario. Vieni, piccola Bluebell. E cambiamo il pannolino, tieni il ciuccio così stai tranquilla sul fasciatoio. Ci cambiamo, cucciolina? Allora, apriamo tutti i body che ti ha messo la mamma. Ecco qua. Eccoti qua. Pulita e profumata. Oh, abbiamo sporcato un pochino i pantaloni. Abbiamo sporcato un pochino questi. Adesso mettiamo un altro paio. Mettiamo un paio pulito, pulito. Ecco. Ma che belli. Ma che belli. Una piccolina tutta pulita. Ora della pappa per Giulia e Oliver.
Piccola Giulia, è il momento del biberon. Ma guarda come sei bella contenta. Sei in attesa del biberon. È arrivato. È arrivato. È il momento della merenda. È vero? Sì. Guarda un po'. Guarda un po'. Wow. Vieni Giulia. Vieni. Brava Giulietta, che bevi tutto. È buono. Sì, eccoci qua, puliamo bene. Sei un po' sbrodolata? È sbrodolina. E tu, piccolo Olly? È ora del latte, è ora del latte. Togliamo il ciuccio. Bavaglia. Vieni qui, piccolino. Bravo, cucciolino. Bevi tutto, eh? Tu devi ancora crescere tanto, tanto. Sei il più piccolino del nido. Martina, Matilde, è arrivata la mamma! Eccoti, Matti, sei contenta che è arrivata la mamma? Sì, ma... Allora, adesso mettiamo le scarpine e anche la giacca, così poi sei pronta per tornare a casa con anche Martina. Sì, prendo la giacca, sì. Brava, Martina. Matilde, iniziamo dalle scarpine, dai. Eccole qua. Andiamo a casa con Bubu. Certo, anche Bubu viene con te. Il tuo bimbo, giusto? Sì? Dai, mettiamo le scarpine. Metto cappe. Ecco qua la prima. Perfetto, e mettiamo anche la seconda. Ecco qua, stai ferma, Matilde, stai ferma. Dai che facciamo presto, che c'è la mamma fuori che vi aspetta. Ecco qua. Vai Matilde, prendi la giacca. Prendo la giacca. Così, bravissima. Maestra. Adesso aiuto anche te, Martina, un attimo. Matilde, siediti qua. Buona classe. Adesso andate a casa. Un attimino, giusto il tempo di vestirci, ok? Pronta per a casa con Bubu. Sei pronta per andare a casa con Bubu? Manca solo una cosa, ti ricordi? Cosa prendiamo dall'asilo prima di andare a casa? Lo? Zainetto. Lo zainetto, bravissima. Eccolo qua il tuo zainetto. Stai ferma, Matilde. Ok, ecco qua. Andiamo fuori? Sì, adesso andiamo dalla mamma, ma prima chi si deve preparare? Martina! È arrivata la mamma. Sì, è arrivata, sei contenta? Sì, sì. Andiamo a casa. Eh sì, andate a casa. Sì. Sei contenta, eh? Sì, casa. Vieni Martina. La giacca. Fa freddo fuori. Eh sì, fa ancora un po' freschino. Dov'è la manina? Eccola. Eccola qua. Anche Matilde vuole andare a casa. Certo, dopo una giornata all'asilo si va tutti a casa. Zainetto. Eccoci. Anche l'altra manina. Bravissima. E anche Martina è pronta. E adesso si va dalla mamma. Sì. Ci vediamo domani, piccole. Ciao, maestra. Ciao, Martina. Ciao, maestra. Ciao, Matilde. A domani. Ok, ora nel nido sono rimasti solo... Angus! Ma non è possibile.